siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo a Radio Bruno abbiamo Marco Masini. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto. Allora, settima volta a Sanremo, la prima 25 anni fa. Sì, beh, eravamo giovani, soprattutto io, anzi, soprattutto te. Ma al di là di questo, 25 anni sono volati. Sono volati perché il tempo poi ti fa vivere ogni cosa in maniera molto veloce, soprattutto le cose belle. Poi cambi, poi cresci, poi... c'è un percorso obbligato ovviamente che fa parte di una maturità che tu devi assolutamente acquisire e tutto diventa diverso. Che giorno è? Un pezzo bellissimo, un istantaneo, un Masini 4.0 come hai dichiarato perché il vincitore 2004, Masini, quello lì era Masini 2.0. Vogliamo spiegarlo? Beh sì, no, ma ho cercato di fare una metafora tecnologica perché oggi così almeno capiscono tutte le generazioni, no? Perché il cambiamento è più facile da spiegare attraverso dei numeri che attraverso delle riflessioni umane o esistenziali. Quindi il modo per andare avanti lo si trova appunto nei numeri che crescono, che passano. Il punto segna poi alla fine una sorta di accapo, perché comunque anche nell'album che esce ci saranno una serie di canzoni che fanno parte di questi 5 anni, più 25 anni più questi 5 inediti che daranno vita a una nuova strada che intraprenderò da oggi in poi, un nuovo percorso. Quindi con i numeri forse si rappresentano meglio le cose. Vogliamo spiegare meglio agli amici a casa il pezzo, il significato, come è nato? L'hai composto tutto in poche ore? È una cosa che è nata da un'idea melodica molto bella di Federica Camba e Daniele Coro, due artisti e due compositori, autori molto bravi, molto giovani, con i quali mi sono trovato immediatamente bene, e da lì è nata la voglia di raccontare la storia di chi cade nella vita e di chi si rialza. Credo che sia la storia che appartenga un po' a tutta la gente, come è successo a me. Ho trovato la voglia di descrivere questo mio coraggio, che è figlio secondo me degli anni 90, cioè da di quelle paure, di quelle timidezze, di quelle fragilità che poi per forza crescendo si trasformano in consapevolezza e forza. Parliamo della serata delle cover, un omaggio a Francesco Nuti, so che lui, insomma, gliel'hanno riferito, ci sarà questo omaggio, lo volevi sul palco, però come sempre per la tua delicatezza hai preferito fargli un omaggio senza la sua presenza, che magari poteva anche essere strumentalizzata dai media, non da te. Sì, ma più che un omaggio, guarda, io, a parte l'amicizia che mi lega a Francesco, io sono un grande fan e posso parlare anche a nome di tanti toscani, fiorentini. Sono un grande fan di Francesco e come tutti i fan vorrebbero essere il proprio idolo, no? Perché comunque il loro idolo, perché vorrebbero essere lui, vorrebbero in qualche maniera vivere quel sogno. Io vorrei essere Francesco per almeno 3 minuti e quindi giovedì cercherò di esserlo, onorato e gratificato in maniera immensa. Senti, a proposito di toscani, Carlo Conti ti ha corteggiato a lungo, ti ha insomma inseguito per poter partecipare a questo festival? Piacciono le donne, no, gli piacciono le donne. A livello questo musicale? Te lo posso garantire. A livello musicale viene dalla radio. No, io stavo scrivendo questa canzone, gliel'ho fatta sentire, gli è piaciuta, come ne ha sentite tante altre, mi ha... assolutamente convinto a lavorare sodo, perché comunque la canzone doveva essere bella. Io ho scritto questa, è piaciuta la commissione e come tutti gli altri sono entrato dentro e sono felicissimo, perché anch'io credo che ci debba essere la canzone per partecipare a un festival di Sanremo. Sarebbe assurdo partecipare a un festival senza la canzone, quindi è andata così e adesso la canzone sarà protagonista del mio nuovo percorso. Allora, avere lui come direttore artistico, come presentatore, è un aiuto in più, visto che hai fatto tanti Sanremo. Insomma, ogni direttore artistico, presentatore, magari suggerisce qualcosa, aiuta soprattutto nel momento di emozione. Avere Carlo è una sicurezza in più per quel palco? No, la sicurezza te la dai soltanto attraverso le tue sensazioni, il tuo coraggio, la tua forza e la tua convinzione. Avere accanto Carlo piuttosto che un altro non è niente. Invece è bello Avere tanta gente davanti, questa è la cosa fondamentale. Io ho tra l'altro anche un percorso fatto insieme a tanti ragazzi che sono cresciuti un po' con me, non mi hanno mai abbandonato, tra virgolette, quindi averli davanti e poter regalare
un'altra emozione anche a loro, e ricominciare un percorso insieme a loro credo che sia la certezza e la sicurezza più grande. Grazie mille di essere stato con noi, grazie a Marco Masini. Grazie a voi, ciao. Salutiamo gli amici di Radio Bruno. Ciao, saluto a tutti gli amici di Radio Bruno, sono Marco Masini, guarda.